Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. E allora, oggi io avevo pensato, dopo reduce da questo viaggio metà fra piacere e lavoro a Berlino, e reduce dal pellegrinaggio nel negozio della Miule, nello store della Miule di Berlino, che tra l'altro vi racconterò, di fare una rasatura tedesca con i prodotti acquistati proprio nello store della Miule di Berlino. Poi io sono andato in questo store che, per chi conosce Berlino, è tra l'Isola dei Musei e Alexanderplatz. Praticamente c'è un centro commerciale a cielo aperto, ricavato in una serie di cortili che si dipanano in mezzo a questo enorme complesso, con negozi di alta qualità, tra cui lo store della Miule. Lo store della Miule che non ha tutto il campionario che mi sarei aspettato di trovare, ma alcuni prodotti selezionati, pennelli, rasoi, ma non c'è tutto quello che loro vendono online. E soprattutto a me, non è enorme, e metà negozio è proprio barberia, quindi loro fanno la barba, tra l'altro con prodotti anche italiani, usano Pro Raso ad esempio anche, vendono i loro prodotti per la rasatura. E anche prodotti non loro, quindi è una cosa un po' particolare. Io volevo acquistare il Rocca ultima versione, col pettine di ultima versione, modello diciamo base, ma c'era soltanto, non c'era, insomma, c'erano altri rasoi. E allora, per ricordo diciamo del mio pellegrinaggio, come l'ho chiamato, al negozio Miule di Berlino, store della capitale tedesca, ho acquistato questo Hexagon. Che è un a testa, diciamo, dell'era 89, come vedete, ma questo manico esagonale è molto elegante, con anche le incisioni, le scritte, insomma, è molto elegante, molto particolare, più pesante, insomma, un ricordo di questo, no? Di questo, io lo chiamo pellegrinaggio, perché anche avete Miule, anche è stata un'impresa trovare questo negozio, perché appunto è abbastanza nascosto in questo cortile centro commerciale, quindi difficile da trovare. Però vale la pena fare un salto, perché comunque ci sono delle cose interessanti, anche poi eventualmente farsi fare la barba. Purtroppo io non ho potuto farlo fare perché le prenotazioni sono a settimane, quindi immaginatevi il livello. Non userò l'Hexagon perché, come mi ha suggerito l'amico Vito del gruppo di Telegram, tra parentesi, gruppo di Telegram che ha praticamente un centinaio di utenti, sta funzionando abbastanza bene. Chi vuole iscriversi, io lascerò di nuovo il link sotto questo video anche. Ribadisco velocissimamente come funziona: è un gruppo di Telegram, quindi ci si confronta in diretta. C'è effettivamente tanta gente che però in questa settimana e mezza, diciamo, anche quasi due, di vita, si è dimostrata molto civile, molto collaborativa, e secondo me è stata una bella esperienza per adesso. Chiaramente, chi non è abituato magari a questa interattività, o chi non riesce a gestire bene questa cosa, perché magari non l'ha mai fatta, può all'inizio trovare delle difficoltà, ma utilizzando il buon senso, evitando di litigare, confrontandosi, condividendo e, come dico anche, evitando di parlare di politica, di cose che dividono, insomma, si riesce, secondo me, a fare una buona community, che non è alternativa ai nostri canali di Facebook, la pagina di Facebook, al canale YouTube, questo canale YouTube, e all'account di Instagram. Ma è complementare, sono cose diverse, sono cose complementari. Quindi ringrazio tutti, parlando, chiacchierando, chattando perché noi ci vediamo anche di vocali su Telegram, ecco che viene fuori l'argomento del Miule. E Miule, che è un rasoio particolare, Miule Rocca, scusate, certo che è Miule, sono un po' mattina presto. E un rasoio che nasce un po' così, perché poi viene annunciato, poi viene prodotto poco, poi sparisce dal mercato, poi ritorna. Qualcuno lamenta i difetti, insomma, adesso viene riproposto. È stato riproposto in questa versione jet, che dovrebbe essere versione limitata, nera, tutta nera, che pesa 5-6 grammi in più di quella, diciamo, normale.
con un pettine rinnovato che adesso io non ho dietro quello, la prima versione, però vedete, questo è diverso. Questo è un pettine rinnovato, è l'ultima generazione, diciamo così, che dovrebbe aver risolto i problemi tecnici che affliggevano questo rasoio. Nel mio caso devo dire che aveva avuto dei problemi in coprilametta che la Miele, devo dire anche la verità, mi ha due volte sostituito, quindi non questo qua, quello del modello diciamo originario. Quindi l'assistenza è stata perfetta, però il rasoio mostrava qualche limite. Ora io poi vi dirò cosa penso di questo rasoio, che per la prima volta provo oggi, questo jet con nuovo pettine. Lo proviamo con la lametta fornita dalla Miele, così almeno siamo proprio, giochiamo in casa. Eccola qua, lametta della Miele, che andiamo a montare sul nostro Rocca Jet. Edizione limitata, credo, insomma. L'R89 Jet è di fatto introvabile, non lo si trova a dei prezzi assurdi. E non so se ce n'è ancora di questi. Io in Italia ho preso l'ultimo, nel negozio in cui l'ho acquistato. Ma magari si trova ancora qualcosa. Eccolo qua. Dai, autofocus. Oddio, eccolo qua. Solito rasoio importante, qua col nero l'esposizione risulta ancora più marcata l'esposizione della lama. Ecco qua. Questa è la barba di un giorno, forse questo non è il rasoio perfetto, però insomma proviamolo perché chi lo vuole acquistare, guardate che bella ganascia. Quindi insomma è un rasoio, no? Non scherza, eh? Allora, dicevamo, negozio Miele, cosa ho acquistato? Ho acquistato la crema, la Razier Creme all'aloe vera, che andiamo a montare nella ciotola di Rocco Contini, grande protagonista anche Rocco delle nostre discussioni, specialmente grande esperto di pennelli e di saponi, perché è profumi. Dopo barba, io non ho un naso eccezionale, lui invece riconosce tutto. E nonché grande produttore di ciotole, ciotole Rocco Contini, che fa pandani in questo caso, guardate che caso, con il pennello degli amici del prodotto mio, sembra quasi lo stesso colore. Allora, quindi pennello degli amici della che è comodo anche per il viaggio, e di Essilor Cosmetics ovviamente, è lo storico pennello, ormai storico, che abbiamo fatto qualche mese fa, che andiamo a utilizzare con questa crema, eccola qua, Razor Creme, aloe vera, prodotto abbastanza economico, devo dire, per essere un prodotto Miele. Allora, un po' di crema, ecco, facciamo così, è così, perfetto. Eccoci qua. Adesso andiamo a inumidire ulteriormente il pennello con acqua calda, e poi mi sciacquo il viso. Qualcuno mi ha chiesto perché io non uso il prebarba, perché per me è inutile, lo dico chiaramente, sul mio viso è inutile. Poi ognuno, ripeto, soggettiva la rasatura, sul mio viso è inutile, non ha un'utilità particolare, acqua calda va benissimo. Andiamo a montare e vedete che il montaggio è immediato, quindi la crema è di buona fattura e sprigiona anche un odore molto classico. Io non so, non ho un grande naso come quello che ha invece Rocco, che riconosce molto bene tutte le fragranze. Io non so se questo sia veramente aloe vera, però devo dire che è un profumo molto classico. Vedete come il montaggio, avete visto, monta molto bene questa crema. Iniziamo la stesura sul viso.
montaggio semplice, crema molto ben fatta. Poi ho acquistato altri prodotti in Germania, che vi farò vedere nel tempo. Ma diciamo che il momento più, per quanto riguarda la rasatura, più significativo è stata la visita a questo store ufficiale della Miele. L'unico, mi pare, era proprio a Berlino, quindi nella capitale, immaginatevi. Me lo aspettavo più grosso, però. Ecco. Sciacquiamo le mani. Una rocca jet. Vediamo un po', barba di un giorno. La lama si sente tutta, eh? Andiamo leggeri. Diciamo che si sente che è un rasoio adatto a una natura profonda. Ecco qua. Sciacquiamo il rasoio, si pulisce molto bene. Ecco. Pelo fatto e chiaramente ha proprio io un bel po' di barba, anche quel poco che in un giorno ricresce. Sciacquiamo. Acqua calda. E andiamo a stendere nuovamente la nostra crema. Ecco qua, direi di fare solo una passata, eh? Cioè, solo due passate, non tre, perché barba di un giorno, mule rocca, insomma. Allora, continuo a grattare un po', però potrebbe essere la lametta, eh? Cioè non voglio imputare al rasoio una scarsa docilità. Gratta un pochettino, dottore. Però efficace, eh?
Porta via. La lama si sente molto, inutile negarlo, ma ripeto, voglio provarlo con un'altra lama. Però mi sembrava giusto utilizzare la sua. Rifiniture. Appiamo un attimo il viso qua. C'è ancora qualcosina. Io adesso non ci provo più niente. Ecco qua. Vabbè, appena l'uovo massimo. Allora, sciacquiamo gli arnesi e soprattutto il viso. Con acqua fredda adesso per chiudere bene i pori, no? Bella pulita. Ecco allora, risultato direi perfetto. Chiaramente barba di un giorno, stiamo parlando di un mulle rocca. Sarebbe stato strano il contrario. Mulle rocca, nuova versione con nuovo pettine rispetto a quello che avevo acquistato 2 anni fa. La metta, eccola qua, che secondo me è un po' cattivella questa lametta, secondo me è un po' come dire scorbutica, insomma, secondo me è la lametta, però poi lo proveremo con un'altra lama. La salutiamo e andiamo a valutare questo rasoio. Ma prima, visto che lasciamolo in fondo il rasoio, andiamo prima a valutare i prodotti. Prodotti, devo dire che intanto mettiamo l'aftershave, chiaramente. Sono molto validi. La crema ha montato subito bene e ha, come dire, prodotto pochissima aria e proprio tantissima crema pastosa. È protettiva, quindi mi ha protetto anche da questa lama che insomma si è rivelata un po' scorbutica. Grattava anche in seconda passata, cosa che di solito non succede. Di solito è in prima passata che si gratta, no? Eccolo qua. L'autofocus ovviamente, eccolo qua. Aftershave all'aloe vera. La pianta anche dietro, mule, ma molto classico anche questo qua, cioè io non so se sappia di aloe veramente, mi fido, fragranza molto classica. Buona, ecco qua, rinfrescante. Allora, linea mule all'aloe vera, promossa, assolutamente sì. Crema, monta subito,
prezzo non lo ricordo esattamente, ma comunque non eccessivo. Anche in questo caso qua siamo su un prezzo, diciamo, per un prodotto già di buon livello, ma non da svenarsi. Prodotti forse poco conosciuti, perché la mule è chiaramente una cosa per i rasoi, però devo dire che mi hanno soddisfatto, sono contento di averli acquistati. Passiamo a Rocca. Rocca è un rasoio che io, come ho già scritto appunto su Telegram a qualcuno, io non considero ancora, diciamo, della fascia dei super rasoi. Ecco, io dico la verità, cioè tra un Rocca e un Rocknell c'è differenza, tra un Rocca e un Sei Goose c'è differenza, tra un Rocca e un Pils c'è differenza, anche a livello di materiale, secondo me, io quello che sento, non sono un esperto, però è un rasoio molto efficace, è un rasoio che sicuramente rappresenta un passo avanti importante rispetto alla produzione mule tradizionale e che rappresenta una, diciamo anche come prezzo, una via di mezzo, una via di mezzo fra un rasoio molto costoso, magari come può essere appunto un Feder ASD2, come può essere ad esempio un Rocknell, come citavo prima. A cosa posso paragonarlo come diciamo tipo di testa, come efficacia? Ecco, io mi permetto di paragonarlo, ma è un paragone del tutto soggettivo, ripeto, che non come livello, diciamo, di efficacia al dart della Blackland, no? Vedete che sono anche più o meno simili come... Chiaramente, diciamo così, sono due progetti diversi, ma con un tipo di efficacia simile, ecco. Poi uno sceglie anche in base alla propria sensazione. Io l'ho provato poco, quindi non voglio neanche essere, come dire, tranchant nel giudizio. Non è male, assolutamente non è male. Se i problemi di tenuta sono stati risolti, voglio provarlo con più lame. Rientra, diciamo, in quella fascia intermedia, secondo me. Già però orientato verso una qualità superiore. Chiaramente è un progetto innovativo, perché ad esempio il pettine, ripeto, ha una forma, in questo caso è stata aggiunta una scanalatura, vedete, è stata aggiunta ha una forma innovativa, insomma. E quindi secondo me questo rasoio va testato molto, va provato molto, va provato su barbe di più giorni. E esattamente come il dart, è un rasoio adatto a una mano già con una certa esperienza. Ecco, io per quello ho voluto fare questo parallelismo, perché io ho appena provato il dart, ora provo il Rocca nuovo e noto come dire, delle cose in comune. Rasoio secondo me non da tutti i giorni, ma ogni 2 giorni, insomma, così, 3 giorni, può dare il meglio. E secondo me con una lama scorrevole, ecco, questo è il discorso. Comunque, ha fatto bene la mule a osare, a sperimentare, a creare un prodotto nuovo, e soltanto l'utilizzo nel tempo mi potrà poi dare un giudizio definitivo. Al momento io lo promuovo con un voto però non altissimo, ma solo perché non ho avuto modo di testarlo in tutte le situazioni. Quindi io direi un 7, no? E non un 10, ma un 7 di incoraggiamento. Cioè, secondo me è un rasoio che ha ancora potenzialità, ancora margine, se utilizzato in tutte le configurazioni possibili. Oggi io l'ho usato sulla barba di un giorno, quindi non avrei dovuto in teoria, ma giustamente sono stato simpaticamente sollecitato dall'amico Vito, che mi ha detto: ah, proviamolo sul rasoio, no? Benissimo, proviamolo. E l'ho usato con una lama che probabilmente non è la migliore lama sul mercato, questo è il discorso. Però il risultato c'è stato. L'unica cosa che ho trovato, diciamo, di negativo è il comfort, ecco, ma probabilmente è colpa della lama. Quindi il rasoio, diciamo che probabilmente la mule ha risolto il problema del pettine e adesso si presenta con questo
questo nuovo, non nuovissimo, perché ha 3 anni questo progetto, ma prodotto che potrebbe diventare nuovo punto di riferimento per i rasoi con un costo, diciamo, medio. Va bene, io spero di essere stato esaustivo. Chiaramente, come sempre, i giudizi sono soggettivi, quindi c'è chi considera Rocca un rasoio eccezionale, chi lo considera un rasoio che non va bene. Io lo considero un rasoio buono, ancora per quanto mi riguarda, da testare, ancora da capire quali sono i limiti e quali sono eventualmente le potenzialità. Sicuramente è un rasoio da avere perché rappresenta comunque uno dei più importanti passi avanti di una ditta come la Mule, che è una ditta importante europea e che ha nel suo, come dire, catalogo prodotti eccezionali come l'R89 e l'R41. Quindi stiamo parlando anche di una realtà che scotta, cioè nel senso che comunque chi compra Mule si aspetta di avere un prodotto che sia di qualità e di efficacia, soprattutto paragonabile a quello dell'R89, per un certo verso, per chi vuole una rasatura confortevole, e a quello dell'R41 per chi vuole una rasatura invece più incisiva e più efficace. Probabilmente il Rocca è via di mezzo, ecco, probabilmente l'idea è stata questa. Vedremo, utilizzandola appunto con strumenti, con lame diverse, quale sarà la sua resa anche su barbe di più giorni e anche in condizioni, diciamo, differenti da oggi, che comunque si è meritata, come dire, la sufficienza ampiamente, quindi un 7 direi che io lo posso dare tranquillamente. Buona domenica, grazie ancora di essere iscritti al canale di Telegram, di partecipare alla pagina di Facebook, di Instagram e ovviamente YouTube. Vi lascio il link e vi saluto. Buona barba a tutti.